Inaugurale del Murales da parte del sindaco di Monastaraccia, avvocato Cesare Deo, l'avvocato Filippo Quartuccio, l'artista Massimo Sidielli, Filippo Quartuccio, ricordo che il delegato alla cultura della città metropolitana è stato anche colui che ha favorito questa opera. Abbiamo adesso il microfono, ecco qua, si svela l'opera d'arte, ecco Zeus ed Era che guarda con intensità il suo sposo e oltre che con l'intensità del sentimento, che è la cosa più importante. Adesso passo la parola all'avvocato De Leo, sindaco di Monastaraccia. Buongiorno, grazie per essere intervenuti numerosi. Pensavamo che la giornata di sole vi avrebbe distratti. Comunque vogliamo sottolineare l'importanza di questa inaugurazione, che può sembrare esagerata, perché sì, è un'opera molto bella, che dimostra dimostra la bravura dell'artista e anche il motivo ispiratore che noi abbiamo condiviso perfettamente, perché corrisponde ad una sua felice intuizione, quello di raffigurare Zeus ed Era. Perché questa raffigurazione ha un significato particolare qui a Monasteraccia? Perché, come molti di voi sapranno, Zeus ed Era sono figure centrali della mitologia greca e Zeus è presente nel sito di Monasteraccia, sia perché il tempio dorico che è stato rinvenuto da Paolo Orsi pare che abbia tra gli dei che venivano venerati c'era anche Zeus, ma soprattutto per il fatto che la tabula Cauloniensis, che è stata scoperta nel V secolo, che costituisce uno dei reperti più interessanti del nostro museo, che vale la pena visitare, la tabula è una iscrizione votiva a Zeus, perché così hanno stabilito gli esperti che hanno tradotto. È una tabula scritta in dialetto acheo, e c'è stato un lavoro molto importante da parte di specialisti del settore che sono riusciti a tradurre la scritta della tabula, ed è una tabula votiva a Zeus. E quindi questo far nascere il murales in questo contesto, nel contesto, perché noi siamo la culla della Magna Grecia, siamo la colonia greca, l'antica Caulonia, rappresenta un fatto per noi di straordinaria importanza, perché vogliamo che tutti i monastergesi, ma non soltanto loro, tutti coloro che vivono a Monasteraccia, che vengono a visitare la nostra cittadina, sappiano che qui è sede dell'antica Caulonia, che c'è un museo di grandissima importanza con importanti reperti, che c'è un sito archeologico dove sono stati trovati Drago e la stanza dei draghi e dei delfini. Questi tesori che noi conserviamo nel nostro patrimonio, che costituiscono una realtà, non dico unica, ma molto rara. Questa tabula veramente è un unicum, è stata scoperta nel V secolo, è stata realizzata nel V secolo a.C. ed è stata scoperta in epoca recente, insieme con, in epoca successiva, la stanza dei draghi e delfini, scoperta nel 2012 dall'architetto Cuteri. Bene, questo è il significato che noi vogliamo, che si vuole attribuire all'opera, che dimostra una capacità pittorica dell'artista, che noi
ringraziamo, che è qui presente, che ha dedicato tanto tempo in una condizione atmosferica non molto favorevole. E naturalmente darò subito la parola a lui, anche al consigliere Quaranti, il quale parlerà brevemente del mito di Zeus ed Era, che è interessante conoscere soprattutto per le nuove generazioni. Grazie. Bene, allora l'artista Massimo Ristudiente ha pregato di... Dov'è? Ah, ecco qua! Ecco qua. Questo è... Abbiamo fatto una conoscenza bellissima, umana. È un ragazzo meraviglioso, lo posso assicurare. E probabilmente quel suo essere meraviglioso dentro l'ha espresso benissimo in questa opera di grande serenità. Adesso lo ascolteremo. Prego. Grazie professore, grazie. Grazie sindaco e grazie a voi tutti che siete qui presenti. Per me è emozionante vedervi qui a questa piccola inaugurazione. In fondo stiamo inaugurando un murale, però la vostra presenza rende tutto più importante. Specie perché non sto giocando in casa, sono a casa vostra. E in qualche modo io sono venuto a realizzare un quadro per il vostro salotto. Per cui era, come dire, una responsabilità fare un qualcosa che fosse in qualche modo di vostro gradimento. Ho deciso di... dovevo raccontare la Magna Grecia e dovevo farlo con le mie capacità. Ho deciso di raccontare l'amore, che forse mette in qualche modo tutti sempre d'accordo. E quindi, come dire, spero che questo mio sforzo, anche in queste condizioni atmosferiche, sia stato... ne sia valsa la pena e sia gradito, affinché possiate godere di questo lavoro, e grazie. Grazie Massimo, siete molto benvenuti. Una piccola sorpresa, Giada Tavernite è qui, dov'è? Vieni. Allora, questa ragazzina è rimasta tutta la giornata qua ad osservare l'opera di Massimo, e Massimo cosa ha fatto? Gli ha dato un pennello, gli ha detto: adesso faccio come ha fatto Giulio II con Michelangelo, io ti do il muro, un pezzo di muro, e tu lo dipingi. Dici le tue impressioni. Allora, prima di tutto grazie per avermi dato questo onore di aver collaborato, e spero di essere stata d'aiuto in questo lavoro. Non lo so, grazie ancora. È stata veramente bella. Adesso prenderà la parola il delegato alla cultura della città metropolitana di Filippo Quartuccio, perché tutto il perché dietro a tutto ciò c'è la sua opera di amministratore delegato alla cultura della città metropolitana. Grazie comunque da parte di tutti noi per l'opera. Grazie a voi per aver accolto con entusiasmo questo progetto della città metropolitana, grazie alla sensibilità di Pino, del sindaco, insomma degli amministratori, ne vedo tanti qui presenti con i quali ormai abbiamo un rapporto a diverso tempo. Io dico grazie a Massimo perché, non so se lo sapete, ma lui ha avuto assegnati altri comuni oltre Monasterace. Ha fatto Cinque Frondi, Pivongi, Locri, e adesso farai anche Cittanova tra poco. È un progetto che ha fatto delle opere d'arte straordinarie. È un progetto, posso dirlo perché è la verità, che ho voluto personalmente 2 anni fa, perché dovete sapere, nel 2017 da consigliere comunale di Reggio Calabria ho scritto il regolamento per l'esercizio di spray art e street art sul territorio comunale. Poi però sono arrivato alla città metropolitana e ho potuto realizzare questo desiderio, perché in città metropolitana abbiamo un po' più di soldini e abbiamo un po' più di possibilità per fare diciamo questo tipo di attività. Ed è stata una scommessa, perché non pensavamo che potesse così riscuotere successo da parte delle amministrazioni comunali,
Tant'è vero che il primo bando che abbiamo fatto ha avuto diversi comuni partecipanti, ma abbiamo realizzato 8-9 murales. Quest'anno invece, nel 2022, ne abbiamo fatti quasi 40, in 40 comuni differenti, ed è già pronto l'avviso pubblico 2023, che avrà un altro tema. Il tema dei miti greci ce l'ha avuto nel 2022, il prossimo lo abbiamo già individuato, ma ovviamente non ve lo posso dire perché è una sorpresa, ma è un tema che riguarda la collocazione geografica nella quale si trova chiaramente il nostro paese, ma soprattutto anche il nostro territorio. E sono contento di essere qui, c'è il primo murales che inauguriamo del bando 2022, e dicevo, sono contento di essere qui perché Sirelli è bravissimo, come vedete, come tanti altri sono bravissimi, ma questo progetto nasce perché la città metropolitana ha voluto stringere, come dire, anche un legame più stretto, se vogliamo, sull'aspetto della rigenerazione urbana, dei colori, della bellezza con le amministrazioni comunali, ma soprattutto anche per dare spazio a questo tipo di rappresentazioni artistiche che ormai stanno spopolando in diverse città, ormai da diverso tempo tu fai questo lavoro da tanti anni. E secondo me anche il nostro territorio era pronto ad aprirsi a questo tipo di opera, a questo tipo di nuova arte, chiamiamola, che non è nuova. Ed era pronto soprattutto anche perché nei comuni limitrofi, ad esempio qui dell'area della Locride, c'è qualcuno che già da tanto tempo ha cercato di caratterizzare i propri spazi, il proprio borgo con la realizzazione di diversi murales. Penso ad esempio al comune di Sant'Agata del Bianco, nel quale insistono più di 18-19 murales. Io sono rimasto un anno fa, magari Mimmo Stranieri ne ha fatti altri, non lo so, e penso ad esempio a Benestare, penso a tante altre amministrazioni che stanno investendo nel significato che bisogna dare a questo intervento artistico, se vogliamo, perché una cosa è realizzare un murales che abbia un significato, che abbia una storia, che rappresenti la memoria anche di un popolo. Una cosa fare con la bomboletta, insomma, due cosette così che non hanno nessun significato. Noi vogliamo cercare di popolare i borghi della nostra area metropolitana con qualcosa che abbia un significato e che abbia attinenza con i luoghi, sia perché ognuno di voi lo senta proprio, sia perché quando arrivano le persone che vengono da fuori, ad esempio i nostri ragazzi che studiano fuori, lavorano fuori, vengono in estate, possano dire: ma cosa significa? Il sindaco in questo senso è stato bravo a dare una spiegazione storica, cosa significa, cosa vuole rappresentare. Ed è anche uno strumento per recuperare la nostra memoria e la nostra storia. Ripeto, abbiamo investito sui miti greci nel 2022 perché era l'anno del 50° ritrovamento dei bronzi e quindi abbiamo voluto fare tutto in continuità, ma il bando 2023 avrà un altro tema altrettanto molto importante che speriamo possa, che il bando possa uscirà, diciamo, molto presto. Una cosa, diciamo, sull'aspetto storico volevo dire che aveva ripreso prima Pino, quindi l'antica Kaulon, eccetera eccetera, noi avremmo dovuto realizzare nel 2022 uno spettacolo nell'ambito appunto del 50° dei bronzi presso il parco dell'antica Kaulon. Lo avevamo già programmato, tra l'altro, e lo spettacolo era L'Incanto di Venere. Andate a vedere su YouTube cos'è L'Incanto di Venere, sono quattro donne che cantano in maniera meravigliosa. Purtroppo non l'abbiamo potuto realizzare perché in quel periodo il parco dell'antica Kaulon era un'area di cantiere, altrimenti l'avremmo fatto, perché abbiamo fatto un progetto che riguardava i siti archeologici, quindi la realizzazione di attività dentro i siti archeologici dell'area metropolitana. Grazie a voi, chiedo scusa per aver ritardato, c'era un po' di interruzione sulla Limina a causa anche dell'incidente che c'è stato, purtroppo, e sono contento di essere qui. Magari adesso ci spogliamo e ci buttiamo tutti a mare, c'è un clima proprio pazzesco ogni volta alle nostre parti. Grazie Pino, grazie a tutti voi, grazie. Conclusione, devo assumere un impegno che i prossimi murales saranno realizzati nel borgo. Io incarico la Pigna di incominciare, c'è il suo rappresentante, il presidente, incominciare a pensare ai siti dove è possibile realizzarli, perché credo che sia un arricchimento, sia soprattutto non solo dal punto di vista pittorico, ma anche dal punto di vista culturale. Grazie, grazie per la presenza. E speriamo di contarci in occasioni così piacevoli come queste di stamattina. In conclusione, mi pare giusto una buona
una buona bottiglia di bollicine, che il sindaco avrà cura di provvedere in qualità appunto di sindaco della nostra città. Fiorenza, che è stato un nostro valido collaboratore. Allora, Don Alfredo, un bocciolo vedendo non è il mio fatto, ma è il mio fatto. Non è il mio fatto.